Buongiorno e bentrovati, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Acireale, scoperta un'organizzazione che spacciava tra Aci Bonaccorsi, Via Grande e Zafferana Etnea. La cessione principalmente di cocaina avveniva con una gestione a conduzione prevalentemente familiare. Sentiamo Gwenda Carozzo. La droga era un affare di famiglia. Gli interessi tra Aci Bonaccorsi, Via Grande e Zafferana Etnea sono 7 le persone indagate nell'operazione Demolition portata a termine dai carabinieri della compagnia di Acireale su delega della Procura Distrettuale della Repubblica. Elemento di spicco dell'organizzazione era Mario Stefano Balsamo, 57 anni, che assicurava l'approvvigionamento della sostanza stupefacente, nello specifico cocaina, intrattenendo rapporti ricorrenti con i fornitori di fiducia, che erano Giuseppe Borzì e Pietro Coco, rispettivamente di 44 e 48 anni. Il movimento di un considerevole quantitativo di polvere bianca avveniva nei pressi di un bar di Aci Bonaccorsi, gestito da Salvatore Zagari, tra i destinatari della misura cautelare in carcere. Qui si davano appuntamenti per la cessione delle dosi che venivano appositamente sistemate e confezionate da Rita Anastasi e Sonia Zagari, quest'ultima sorella di Salvatore, la prima madre di entrambi. In queste immagini si vede Balsamo con le nipotine, mentre consegna la droga agli acquirenti, le piccole, coinvolte in tutta la loro innocenza nel malaffare. Altro arrestato, Vincenzo Ferro, il sodalizio, ha dimostrato notevoli capacità organizzative ed un collaudato modus operandi. Le location per la preparazione degli involucri erano le abitazioni private, posizionate in nascondigli poi per essere ceduti a chiunque ne facesse richiesta. Operati arresti in flagranza e sequestri di droga. E dalle indagini è emerso il ruolo delle donne con incarichi specifici ad assistere alla cessione della sostanza stupefacente, lo avete sentito, anche minorenni per loro, dice il comandante della compagnia Stefania Riscolo, quasi un gioco. Minorenni spettatori innocenti in un teatro dell'illegalità, è questo il caso. L'operazione Demolition riporta a galla il sistema dello spaccio di droga con bambini coinvolti sia direttamente che non. A 2 settimane circa dall'operazione Quadrilatero, che a Catania, nella zona di San Cocimo, ha evidenziato come ragazzini di appena 10 anni avessero un ruolo attivo nell'organizzazione, le immagini delle nipoti che assistono inconsapevoli all'attività del nonno come se fosse una cosa normale socialmente codificata. Subculture in contesti deviati, l'analisi del comandante dei carabinieri della compagnia di Acireale, Stefania Riscolo. Purtroppo possiamo dire che la cocaina era diventata un affare di famiglia, a tal punto che anche i bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare venivano coinvolti nelle attività illecite. Qui nel caso specifico venivano coinvolti soltanto perché assistevano alla fase di reperimento della sostanza stupefacente, della cocaina, e rimanevano alquanto attirate queste bambine da questa polverina bianca, quindi erano incuriosite dal maneggio della sostanza stupefacente. E questo va a creare anche una certa cultura che poi si ritrovano appresa queste nuove generazioni, considerandola codificata, insomma, normale all'interno della società. È chiaro che poi le attività illecite, come dire, dai bambini possono non essere percepite come tali e quindi si può ingenerare in loro un rapporto di, come dire, di conflittualità poi con quelle che sono le regole stabilite dalla società, e quindi si potrebbero creare delle subculture tali da allontanare i bambini da quelle che sono le regole del buon vivere e del buon cittadino, insomma. Qui c'era un triangolo di spaccio, no? Aci Bonaccorsi, Via Grande e anche Zafferana Etnea, erano le zone, diciamo, di maggiore azione. Sì, erano le zone in cui erano le basi, diciamo, dove lo spaccio era più fiorente, perché la nostra attività di indagine è chiamata Demolition proprio perché aveva la finalità, e quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, di scardinare questi luoghi dello spaccio che praticamente erano ormai nelle mani di questa famiglia, che aveva il solo scopo di gestire il traffico in questi comuni della sostanza stupefacente, in particolare della cocaina. Ecco, generalmente quando ci sono delle operazioni la droga che emerge sia hashish, marijuana, cocaina, eroina, qui si erano come settorializzati, evidentemente c'era una richiesta specifica. Sì, in questo caso lo stupefacente utilizzato era esclusivamente la cocaina, quindi c'era una richiesta esclusiva e gli acquirenti volevano
Soltanto la cocaina. Avete notizie sugli assuntori? Erano soprattutto giovani? Erano di varie età, quindi in particolare pregiudicati, alcuni dei quali infatti sono stati poi denunciati nella nostra attività per favoreggiamento, perché si sono sottratti, come dire, alla collaborazione con le forze di polizia. E le donne avevano un ruolo attivo proprio perché a loro era devoluto la fase legata al confezionamento e al porzionamento della sostanza stupefacente, quindi loro, madre e figlia, all'interno delle proprie abitazioni confezionavano le dosi della cocaina. Ancora a cronaca, la polizia sta eseguendo decine di perquisizioni in Sicilia con l'obiettivo di individuare dove si nasconde il boss numero uno di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993. Nei controlli disposti dalla DDA di Palermo sono impiegati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo, Trapani e Agrigento, supportati dagli uomini del Servizio Centrale Operativo e dei reparti di prevenzione crimine di Sicilia e Calabria. Le perquisizioni sono scattate in particolare nei confronti di una serie di soggetti sospettati di essere i fiancheggiatori e di personaggi considerati vicini o contigui alle famiglie mafiose trapanesi e agrigentine. Proprio ieri il TG2 ha mostrato in esclusiva un video del 2009 che ritrae in maniera però poco nitida l'ultima immagine di Matteo Messina Denaro ad Agrigento, e il sospetto è che il superboss sia rimasto in questi 28 anni di latitanza sempre nel suo territorio di riferimento, come testimonia peraltro una delle ultime inchieste sulla fitta rete di fiancheggiatori della Primula Rossa della mafia siciliana. Un totale di 28 violazioni della normativa antiriciclaggio, per le quali sono previste sanzioni amministrative per complessive 100.000 euro, sono state contestate dalla Guardia di Finanza di Catania ad un commercialista del capoluogo etneo, consulente contabile di società che operano in diversi settori economici. Gli approfondimenti sono stati concentrati in primo luogo sull'analisi della documentazione relativa al rapporto professionale con le società, e i controlli hanno posto in luce significative omissioni nella normativa obbligatoria per i professionisti come gli intermediatori finanziari, volte alla identificazione della clientela e alla conservazione dei dati e delle informazioni. Le Fiamme Gialle hanno accertato nei confronti di 14 società riconducibili a stranieri, tutti clienti del commercialista, il mancato rispetto in particolare degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ciò perché siano correttamente tracciate le operazioni societarie che comportano la movimentazione di flussi finanziari al fine di evitare che possano essere il veicolo di riciclaggio di somme di illecita provenienza. Veniamo adesso alla lotta al Covid. Il distretto sanitario di Giarre sotto la lente di ingrandimento dell'ASP di Catania, ma di questo parleremo più avanti. Intanto ci occupiamo dello stato d'agitazione degli operatori fieristici di Catania, che hanno annunciato una protesta per mercoledì prossimo. Contestano il silenzio dell'amministrazione comunale sulla realizzazione della tradizionale Fiera dei Morti. Sentiamo Francesco La Rosa. Hanno chiesto anche l'intervento del prefetto, ritenendo che nei loro confronti siano state perpetrate discriminazioni inaccettabili per la categoria dei fieristi ambulanti, impedito di fatto lo svolgimento della propria attività lavorativa e nello specifico della Fiera dei Morti, tradizionale appuntamento di inizio novembre, per il quale l'amministrazione comunale non ha ancora fornito delucidazioni. Per il prossimo 6 ottobre la FIVA Confcommercio di Catania ha organizzato un sit-in di proteste in Piazza Università per manifestare il dissenso della categoria. Non ci sono né tempi né, diciamo, il sindaco neanche ci ha risposto. Abbiamo mandato la lettera d'incontro, però il sindaco fino ad oggi non ha risposto a niente. Solo che abbiamo scaricato che c'è un provvedimento già fatto per fare, diciamo, il bando di Natale. Noi non capiamo, dopo 20 mesi che non lavoriamo, perché ancora non si parla di Fiera dei Morti e non sappiamo neanche il punto di dove dobbiamo montare. Queste sono discriminazioni, non capiamo la motivazione. Perché la Fiera dei Morti è una bella consuetudine che si svolge ogni anno. Ultimamente le varie problematiche legate al Covid, quest'anno si potrebbe ripartire nella maniera migliore. Certo che si potrebbe ripartire, come è ripartito il Summer Festival, che è, diciamo, alla villa fino a ottobre, come sono ripartiti tutti gli artigianati, da maggio fino a ottobre lavorano tutte le settimane. Non si capisce la motivazione, perché la Fiera dei Morti non viene mai nominata, mai.
solo gli interessa ora di fare il bando solo per Natale. Il bando per Natale l'hanno fatto, ma la Fiera dei Morti non se ne parla. Mettere in atto delle forme di protesta? Sì, sì, come sindacato, come Confcommercio e come Cide e Iano Coco abbiamo fatto già al prefetto e alla Dicos un'istanza dove giorno 6 scenderemo in piazza Università a fare il sit-in. L'assessore o l'ufficio commercio dice che loro i suoi passaggi l'hanno fatti, però non hanno avuto risposta da nessuno, dal sindaco e dal consiglio comunale. Non so cosa dire. Qual era il sito quest'anno eventualmente prescelto? Noi avevamo chiesto di farla a Fontana Rossa. Fontana Rossa non è possibile perché ci sono i vaccini o ci sono i tamponi, va bene fino a qua. Avevamo chiesto anche di farla alla Villa Bellina, invece di fare 200 posti abbiamo detto ne facciamo 100, però risposte non abbiamo certe da nessuno. Perché per il comparto sarebbe importante poter ripartire dopo questo momento di difficoltà? Ma praticamente noi da 20 mesi, 21 mesi che i fieristi, quelli che fanno le sagre, le feste, che non lavoriamo, discriminazione totale. Non, se si parla di fare il bando per i Tononai non se ne parla, se si parla di fare il bando per la Fiera dei Morti non se ne parla, non so il motivo. Però per tutte le altre cose a Catania si possono fare, solo queste non si possono fare. Io dico solo all'amministrazione comunale di aiutarci, di fare questa Fiera dei Morti perché siamo in serie difficoltà. Dicevamo delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, monitorato dall'ASP di Catania, l'andamento della campagna vaccinale nel distretto sanitario di Giarre Virtuosi, i comuni di Linguaglossa e Milo, ancora lontana dalla soglia del 75%, la città di Fiumefreddo di Sicilia, strategico il ruolo dei medici di base chiamati a raccolta nel territorio ionico. Vaccinazioni contro il Covid-19, l'attenzione rimane sulle prime dosi ancora da effettuare su quelle già inoculate. Stamani nuovo punto della situazione dell'ASP nel distretto sociosanitario di Giarre. Se da un lato la provincia etnea si mantiene penultima nella graduatoria regionale, nell'area ionica sussistono comuni virtuosi che bene stanno rispondendo agli appelli sostenuti anche dai medici di base, figure strategiche in questa campagna allungata in vista dell'obbligatorietà del Green Pass tra 2 settimane nei luoghi di lavoro. Milo e Linguaglossa superano il 75%, fanalino di coda, Fiumefreddo di Sicilia, bisogna incidere anche tra Mascali e Sant'Alfio, bene ma non benissimo tra Riposto e Piedimonte Etneo, l'incontro con il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Maurizio Lanza. Siamo passati all'area ionica etnea, abbiamo iniziato con l'area pedemontana, e siamo stati primo a Bronte, poi siamo stati nel pomeriggio ad Adrano, siamo stati poi a Biancavilla, siamo poi passati al Calatino con Caltagirone e Palagonia. Ieri abbiamo fatto Catania nel pomeriggio e nella mattinata siamo stati a Paternò, quindi abbiamo già fatto 6 distretti. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo incontrato i sindaci e i medici di medicina generale dei distretti per fare il punto della situazione nella campagna vaccinale. Il punto che viene ora focalizzato sono le prime dosi che registrano nella provincia di Catania un livello leggermente inferiore a quella che è la media regionale, e siamo qui per chiamare a raccolta i medici di medicina generale, per fare squadra con loro, portare questo dato del 71% di Catania a un dato minimale del 75%. Abbiamo dei virtuosismi anche nell'area del Giarrese, abbiamo dei comuni virtuosi come Linguaglossa per esempio, che si distingue per performance, ma purtroppo abbiamo anche altri comuni che sono più indietro e non hanno nemmeno raggiunto oggi il 70% sulle prime dosi. Però io sono molto ottimista, sono fiducioso, gli altri 6 incontri che abbiamo fatto hanno dato un ottimo risultato, i medici di medicina generale che opereranno nell'ambito di un accordo sindacale specifico sulle prime dosi che noi abbiamo fatto hanno risposto con grande determinazione, conto sul supporto, siamo tutti determinati per portare Catania a un livello superiore e il criterio prevede che fra 15 giorni, 20 giorni torneremo in questo stesso posto a verificare quanto siamo stati bravi in ogni singolo distretto per spostare questi dati. La questione...
questione culturale, no? C'è la scadenza del 15 ottobre che impone, diciamo. Allora, sì. Contiamo ovviamente sul discorso del 15 ottobre, data entro la quale molti dovranno possedere le necessarie autorizzazioni per lavorare negli uffici pubblici, però ovviamente dobbiamo anche contare sul consapevole convincimento. Vaccinarsi per un obbligo non mi sembra una cosa, come dire, socialmente corretta. Bisogna arrivarci anche con un convincimento, e il medico di medicina generale è il professionista più adatto e più consapevole, pur avendo comprensione io del grande sforzo che deve fare per convincere il proprio assistito e fargli capire perché ci si deve vaccinare, che non è solo perché devi andare a lavorare, ma perché effettivamente ti devi proteggere nei confronti di un virus che è letale. Si chiama Seminiamo il Futuro ed è il progetto dal grande valore etico e sociale promosso dai giovani della parrocchia di San Nicolò, frazione di Acicatena, avviati contatti con ragazzi di tutto il mondo per raccogliere piccoli quantitativi di terra per poter realizzare in un campo messo a disposizione dalla parrocchia un appezzamento di frumento. Salvo Cuturi. Seminiamo il futuro è la bella iniziativa della parrocchia di San Nicolò, frazione di Acicatena, che coinvolge giovani dell'oratorio e chiama raccolta ragazzi e ragazze da tutto il mondo in un progetto ambizioso dal grande valore etico: raccogliere piccoli quantitativi di terra provenienti da tutto il mondo e realizzare un appezzamento di frumento da condividere con la comunità sulla scorta di altre iniziative di successo che hanno alimentato un circolo virtuoso i cui giovani piantumano ortaggi, ne curano la crescita e si spartiscono il raccolto, una condivisione collettiva dei prodotti della terra. Il progetto della semina del grano, che involge migliaia di adolescenti in contatto via social o per rapporti di parentela diretta con familiari residenti all'estero, i quali, inviando un piccolo quantitativo di terra, aderiscono all'iniziativa di orto sociale planetario. Tutta la terra è madre, afferma padre Stefano Parabianco, e noi vogliamo darne dimostrazione attraverso un amore che metteremo nel coltivare e produrre frumento da trasformare in pane, simbolo dell'unità e della fraternità fra tutti i popoli della terra. Dalle mani di Dio abbiamo ricevuto un giardino, ai nostri figli non possiamo lasciare un deserto, sono le parole di Papa Francesco ad aver stimolato l'impegno dei ragazzi dell'oratorio di San Filippo Neri di San Nicolò e del parroco, che ha ottenuto un comodato d'uso dal vescovo di Eceriale un piccolo fondo agricolo, seminando nei giovani la cultura della condivisione, e adesso questo nuovo programma che coinvolge giovani e comunità religiose di altre nazioni. Seminiamo il futuro è un progetto che è nato nel mese di maggio con la collaborazione attiva dei ragazzi dell'oratorio di San Filippo Neri di San Nicolò, che consiste nella semina e nella coltivazione di tanti ortaggi con i quali poi produciamo delle pietanze per noi stessi e per le nostre famiglie. Nel mese di novembre contiamo di dare un nuovo segnale e stiamo raccogliendo porzioni di terra provenienti da diversi stati esteri per realizzare un'unica porzione di terra dove semineremo il frumento. All'interno c'è chiaramente un messaggio etico: tutta la terra è madre e tutta la terra è generativa, e proprio per questo daremo dimostrazione a noi stessi e anche agli altri coloro che ci seguono che tutta la terra è capace di produrre. È un messaggio chiaramente che parte dagli stimoli che riceviamo molto spesso da Papa Francesco, che con l'enciclica Laudato Si e con tanti altri interventi ci invita a prenderci cura di nostra madre terra, e noi accogliamo questo invito proprio attraverso le attività dell'oratorio. Ci sono state già adesioni? Ci sono state già diverse adesioni, proprio ieri è arrivata una piccola quantità di terra dalla Spagna, aspettiamo in questi giorni altra terra dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Irlanda e sicuramente da tanti altri stati esteri. E questa terra verrà portata in un terreno che voi gestite, che è un terreno comodato d'uso che vi ha dato la diocesi qui in sì, zona? Esatto, sì, questa terra verrà tutta portata in un terreno che abbiamo in comodato d'uso, che ci ha messo a disposizione Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspandi, il nostro vescovo. Qui in questa terra, dove già svolgiamo gli altri progetti di coltivazione con i ragazzi, dedicheremo quindi una porzione proprio per la cultura del frumento. Restiamo in argomento: un orto urbano nel quartiere della Civita a Catania. A realizzarlo e a donarlo alla città sarà la Dasti, il progetto redatto dagli studenti del liceo Cutelli, l'iniziativa presentata ai residenti. Il progetto dell'orto urbano che la Dasti realizzerà nel quartiere della Civita a Catania, illustrato ai cittadini, sarà un percorso agroletterario suddiviso in 5 aree: la prima per la coltivazione della terra, grazie ai cassoni orto, la seconda per l'attività fisica,
poi l'area ludica per i bambini, un'altra per stendere i panni e infine l'area della socializzazione caratterizzata dalle ortopanche. Ad arricchire l'area, uno dei simboli del borgo marinaro, una barca fioriera che la ditta ha già procurato assieme a due prue donate da abitanti della zona. Secondo l'amministratore delegato della Dasti, la Civita ha tutte le caratteristiche per poter far da traino ad altre aree della città. È uno dei pochi quartieri che ha mantenuto ancora un'identità e un senso di appartenenza, quindi mettere su un orto, diciamo, urbano a disposizione dei residenti, secondo noi è l'inizio di un percorso nuovo da dedicare ai giovani, perché diciamo, il contatto con i pomodori biologici, coltivarli, dargli l'acqua eccetera eccetera, secondo noi è l'inizio di un nuovo di una nuova vita, di una rivoluzione culturale di cui la città ha tanto bisogno. A sostenere l'iniziativa l'amministrazione comunale, rappresentata alla presentazione al largo 17 agosto dall'assessore alla pubblica istruzione Barbara Mirabella e dal presidente del primo municipio Paolo Fasanaro, insieme a diversi consiglieri. Penso allo stenditoio per i panni, penso alla panca orto, quindi un luogo dove sedersi, ma poter fare anche attività che siano sostenibili e che sono in linea anche con la mission verso il quale la nostra amministrazione tende. Ovviamente le cose non bisogna solamente farle, ma poi averne cura dopo, quindi è importante che questa iniziativa sia sentita dal quartiere, perché poi saranno proprio i residenti del quartiere a doversene prendere cura. Soddisfatta la dirigente scolastica del liceo Cutelli, Elisa Colella. Questo progetto è un progetto straordinario nella sua bellezza, non soltanto perché ovviamente ha dato la possibilità ai nostri studenti di entrare in contatto con una realtà territoriale, con uno spazio, con un'area della città che probabilmente non avrebbero mai potuto conoscere, ma anche perché ha dato loro modo di conoscere l'anima di questo territorio, l'anima di questo quartiere, nelle interviste che hanno potuto portare avanti con coloro che popolano questo quartiere, sono entrati veramente nel tessuto di ciò che significa essere abitanti di questa zona. Per la pagina della salute, la valutazione delle strutture e delle attività dei servizi di salute mentale in Sicilia, esperti e operatori del settore riuniti nella Villa Belvedere di Acireale. Valutazione delle strutture e delle attività dei servizi di salute mentale in Sicilia è il tema del congresso di psichiatria che ha riunito nell'aula conferenze Pinella Musmeci della Villa Belvedere di Acireale professionisti impegnati nella quotidiana quanto complessa gestione di soggetti affetti da patologie della sfera psichiatrica. Gli indicatori di un problema sociale cozzano con le scelte operate dalle leggi in materia e a pagarne le conseguenze sono i pazienti e i loro familiari provati da condizioni di difficoltà nell'assistenza di soggetti colpiti da malattie mentali. Obiettivo del dibattito odierno, il miglioramento della qualità assistenziale attraverso l'individuazione di opportuni indicatori che abbiano come riferimento, scrivono nel documento programmatico i componenti del comitato scientifico, non logiche autoreferenziali ma prodotte secondo direttive e standard legislativi applicati con successo in altre realtà. Fiorentino Troiano del Dipartimento Salute Mentale di Acireale, nonché uno dei relatori del convegno odierno, spiega. Lo stato della situazione purtroppo è che nel 2015 la Regione Sicilia ha emanato una circolare che sostanzialmente cambia e rende quasi impossibile l'intervento multiprofessionale e quindi quello che un servizio di salute mentale dovrebbe fornire, perché ha determinato che gli standard di qualità presenti negli organici che le aziende devono fare saranno previsti solo per medici e infermieri, eliminando assistenti sociali, psicologi e terapisti della riabilitazione. Questo determinerà e sta determinando purtroppo che i servizi di salute mentale stanno pian pianino trasformandosi in ambulatori di psichiatria, che è una cosa gravissima rispetto ai criteri che la legge e la stessa legge regionale prevedeva con il piano strategico salute mentale. Tra i temi affrontati, gli elementi per la costruzione del questionario di valutazione su cui si sono soffermati i coordinatori del comitato scientifico Starace e Troiano e gli operatori presenti a seconda delle specifiche competenze. Questa iniziativa, che vede coinvolti soprattutto gli operatori, ed è finalizzata a fare in modo che vengano applicati tutti quegli standard legislativi affinché si faccia
faccia una corretta valutazione per poter dare luogo ad un percorso di cura che sia realmente soddisfacente. A congresso ha preso parte anche il garante per persone con disabilità di Acireale Riccardo Castro, prevista per il prossimo 12 ottobre la seconda giornata di incontri e valutazione sul tema della psichiatria e i percorsi legislativi. Pianificare tutte le strategie e i criteri per una modalità operativa e dare appunto dei criteri di efficacia e efficienza per queste forme di disabilità psichiatrica. Quindi la mia presenza è assolutamente, sono contento di esserci e dare il mio contributo. Promuovere l'inclusione dei minori con disabilità visiva fornendo loro strumenti per superare tutte le barriere nella sede dell'Unione Italiana Ciechi di Catania, svelato un murales braille. Non sono un murales, segni di comunità. E questo è il tema di un evento svolto in contemporanea in 120 luoghi d'Italia in occasione della nona giornata europea delle fondazioni che coinvolge diverse comunità nella realizzazione di un'opera corale. A Catania l'opera realizzata dalla stamperia Braille Onlus nel contesto di un progetto svolto in collaborazione con l'Associazione con i Bambini Impresa Sociale, soggetto attuatore del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, con i disabili visivi siciliani che hanno voluto prendere parte a questa bella iniziativa realizzando un murales attraverso la stamperia Braille. Si tratta di un bassorilievo a contrasto cromatico fruibile per i non vedenti e gli ipovedenti. Oggi è la giornata europea della fondazione, per cui noi abbiamo aderito a questa iniziativa sollecitati dalla Fondazione per il Sud e con i Bambini, la quale Fondazione per il Sud e con i Bambini ha finanziato un progetto che ha vanto Bloom e Gay, presentato dall'Unione Italiana dei Ciechi. È un progetto rivolto ai bambini da 8 a 18 anni e praticamente con questo progetto abbiamo dato ad ogni bambino, e stiamo dando ad ogni bambino, un mini computer portatile più 60 ore di insegnamento di informatica pro capite. È un bellissimo progetto, per cui non abbiamo potuto dire no a questa iniziativa di questo ricordo delle fondazioni. Abbiamo fatto un murales. Certamente il tema del murales ci è stato dato dalla stessa fondazione. E abbiamo rappresentato un bambino con uno zainetto all'impiedi che guarda davanti a sé, cioè guarda verso il futuro, e una persona anziana che piegata allaccia le scarpe di questo bambino, il vecchio e il nuovo. Il vecchio e il nuovo che si fondono per poter sempre questa società migliorarsi e andare avanti. Noi abbiamo realizzato questo murales a rilievo. E forse è l'unico che in questa occasione, in questa giornata, sia stato realizzato con questo sistema, in modo che le persone non vedenti, toccando, possono vederne le immagini così come li guardiamo noi ciechi, con i sensi, con il tatto. E nel vestiti di questi, sia dell'anziano che del bambino, abbiamo indicato varie lettere in braille. Ed è importante il messaggio che lascia trasparire. Eh sì, secondo me è un messaggio di importanza, perché il bambino rappresenta il futuro, mentre l'anziano rappresenta l'esperienza. I due fondendosi è chiaro che se il bambino si appoggia all'anziano e l'anziano riesce a trasmettere tutta la sua esperienza, è chiaro che la società si migliora. Il monumentale castagno dei 100 cavalli del comune di Sant'Alfio è uno dei 4 alberi finalisti al concorso nazionale Tree of the Year per la selezione dell'arbusto che rappresenterà l'Italia per il titolo di European Tree of the Year per il 2022. Fino al 15 novembre sarà possibile votare online, il risultato sarà ufficializzato il 21 in occasione della giornata nazionale dell'albero. La stessa pianta rappresenterà l'Italia nel 2022 per il titolo europeo, un'iniziativa importante, sottolinea l'assessore regionale all'ambiente Totò Cordaro, perché mira alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione
valorizzazione del territorio. Invitiamo i cittadini a votare per il plurimillenario castagno, conclude l'esponente della Giunta Musumeci, perché se vince Sant'Alfio vince la Sicilia. È tutto qui per questa edizione del telegiornale che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo raitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete, un nuovo appuntamento con l'informazione questa sera in diretta alle 19.45. Buon pomeriggio a tutti voi. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia di sabato 2 ottobre, cielo ovunque nuvoloso con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco, venti deboli, i mari, Mossolo, Ionio, calmi il Tirreno e il Mediterraneo. Le temperature oscilleranno nell'isola da 15 gradi a Enna, 32 a Ragusa, nel capoluogo etneo e nell'Interland 21 gradi la minima, 29 la massima.